ci sono dei mandanti. Innanzitutto quelle istituzioni democratiche che dovrebbero vigilare sull'applicazione della Costituzione. Quel ministro dell'Interno che invita gli antifascisti e le antifasciste, che invita il popolo italiano a stare a casa Macerata, è lo stesso che invece di fare quegli appelli dovrebbe garantire che le associazioni neofasciste che si dichiarano tali innanzitutto dovrebbero essere sciolte. E noi lo chiediamo a gran voce per l'ennesima volta da questa piazza e non vogliamo aspettare altre aggressioni, lo diciamo da più di 10 anni, vanno sciolte. E seconda cosa ancora più grave, non gli va data la possibilità di partecipare all'atto più grande della democrazia che sono le elezioni. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Dobbiamo sfuggire alla logica, come ha già detto qualcuno, degli opposti estremismi. Noi non siamo i fascino rossi contro i fascisti. L'antifascismo è il fascismo. Il fascismo non è il contrario dell'antifascismo. Il fascismo è il contrario della democrazia. È un'altra cosa. È ancora grave che il sindaco e le istituzioni tutte non si siano espresse, ci auspichiamo di vederli in piazza, e la piazza è un obiettivo politico, quello di chiedere l'impegno da parte degli enti locali di Perugia, comune e regione, di chiedere lo scioglimento immediato di questa organizzazione fascista, di schierarsi, diceva Antonio Gramsci, parteggiare, di prendere la parte giusta. Una mattina mi sono svegliato con bella gioia.